Só num camaleonte, se eu não sai do vesto. Fralestele caminero. Largo baleno é um vestido per me. Dove io mi nasconderò. Quando mi troverai, forse mi perderai. Anche se accanto a te sarò. Inventario lancia il secondo disco, questa volta dedicato interamente al genio di Ivan Lins. Come è nata questa idea? È un po' come tutta la storia di Inventario, che è una storia fatta di incontri. Il primo incontro è stato, va bene, risaliamo adesso senza fare, diciamo, partire dalla mia nascita, insomma, però parto da 20 anni fa, c'è l'incontro a Siena con Ferruccio Spinetti e Francesco Petreni, che, per cui nasce questa amicizia, questa collaborazione che si è consolidata negli anni. Poi nel 2009 il desiderio mio e di Ferruccio di fare un progetto insieme che doveva in qualche modo includere il mondo musicale brasiliano. Andiamo a Rio, incontriamo Dadi, e questa è stata la, diciamo, Dadi è la quarta pedina fondamentale di Inventario. Poi nel 2010 esce il nostro primo disco, anche e soprattutto grazie alla mediazione di Max De Tomassi. Incontriamo Ivan Lins, che canta un pezzo suo dal titolo Ti amo in italiano nel nostro disco. E da questa cosa Ivan Lins aveva molto apprezzato la nostra interpretazione e arrangiamento del suo pezzo, e quindi nasce questo desiderio di fare un disco intero insieme con Ivan Lins. Poi, diciamo, dal desiderio comune alla realizzazione del progetto c'è stato un buon anno e mezzo di lavoro molto intenso, soprattutto per riuscire ad avere Ivan Lins per 2 settimane in Italia in studio con noi, che è stata, insomma, un'opera non facile, però ce l'abbiamo fatta. Questo è un disco che in un certo senso rafforza il sodalizio che c'è tra Italia e Brasile. Eppure musica italiana e musica brasiliana non sono così vicine, no? Com'è stato fondere queste due culture a volte tanto differenti? Ma innanzitutto mi fa piacere la tua osservazione, insomma, sul nostro disco. Innanzitutto Ivan Lins, lui ce lo diceva là a Siena in studio, lui si ritiene, si autodefinisce musicista totale, nel senso che è un musicista che da un lato ha una fortissima radice nella tradizione brasiliana, poi musicista che però ha molto vissuto negli Stati Uniti quando era piccolo, e mi raccontava che lui è cresciuto molto ascoltando le big band, Count Basie, Duke Ellington, Thad Jones, e quindi il jazz per lui è un elemento molto molto importante, e dal jazz lui ha assorbito questo atteggiamento molto aperto verso altre culture musicali, altri approcci musicali. E quindi diciamo che noi, come esperienza nostra di questo disco, è stata proprio un'esperienza umana di incontro vero, nel senso di costruire un disco insieme, partendo dalla musica di Ivan Lins, che sicuramente, è chiaro, dà un'impronta fortissima al lavoro, però con una disponibilità da parte di Ivan molto 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 elevata rispetto a quelle che erano le nostre idee, i nostri spunti, gli arrangiamenti. E quindi, ecco, questo, diciamo, è la nostra esperienza come disco. Poi, allargando il discorso all'Italia e al Brasile in generale, secondo me i punti in comune sono un amore forte per la melodia, che comunque emerge fortissimo, per esempio, dalla musica di Ivan Lins. E poi forse alcune cose, forse il Brasile oggi possiede delle cose che in Italia si sono un po' perse, cioè questo rapporto fortissimo fra melodia e testo, e il fatto che una canzone che può essere popolare come una Maddalena, un cartomante, no, di Ivan Lins, sì, non necessariamente devono avere delle melodie o dei testi banali, no? Quindi questa ricerca molto fine che hanno gli artisti brasiliani
cercare un equilibrio, no? Fra il contatto con il pubblico e la bellezza, però la bellezza, quindi la complessità del discorso musicale e del testo. Come hai già detto, l'album è stato registrato a Siena, Ivan Lins è stato con voi 2 settimane a Siena. Com'è stata questa convivenza? Che ricordi? Noi abbiamo alloggiato nello stesso posto, che poi era un bed and breakfast fuori Siena, molto tranquillo. Passavamo le giornate insieme in studio, cenavamo insieme, quindi c'è stata proprio una conoscenza reciproca fra noi e Ivan. Ivan è una persona semplice, nel senso, diciamo, più ampio del termine, nel senso, è una persona che è molto sensibile ai rapporti umani e ha bisogno di sentire intorno a sé un'atmosfera di amicizia e di armonia. E quindi una volta che ci siamo capiti su quel livello là, la musica poi scaturiva in modo molto naturale. E quindi per me niente, è stato forse l'ulteriore conferma che poi alla fine i veri grandi artisti come Ivan Lins alla base poi sono persone semplici, perché hanno una purezza, no? Di fondo c'è una purezza, che è questo grande amore per la musica e questa voglia di comunicare la musica, non perdono un secondo per creare qualcosa di bello, no? E questo spero che dal disco emerga, perché è stata un po' l'atmosfera che ha impregnato tutte queste giornate a Siena con lui. Ecco, il repertorio di Ivan è praticamente sconfinato. Come è avvenuta la scelta dei pezzi? Come siete riusciti a scegliere i pezzi e a creare questo disco? Abbiamo all'inizio compilato una lista di pezzi che era più o meno di una quarantina di pezzi, che erano... Già lì è stato un discorso molto democratico, nel senso che ci sono state proposte di Ivan e poi di tutti noi. Poi pian piano, per via mail, abbiamo iniziato un po' a fare una cernita basata principalmente sul fatto che c'era questa idea iniziale che è venuta molto anche da Ivan, cioè di fare un disco con versioni soprattutto in italiano. Per Ivan significava una novità, perché era la prima volta che faceva un disco di pezzi suoi in italiano, e per noi invece era un discorso di continuità con il primo disco nostro, e quindi cercare di capire quali pezzi si adattavano a queste versioni in italiano. Poi diciamo che così pian piano ci siamo accordati anche sui pezzi che ognuno sentiva di più, facendo un mix tra brani molto conosciuti, appunto citavo Cartomante, Maddalena, Come Sargi Nuovo, e poi altri pezzi invece, altre perle poi di Ivan come Illuminados, Un tempo mi guardo così. All'ultimo poi a Siena si è aggiunto un inedito che Ivan ha portato così fresco fresco, che è un pezzo che si chiama Imprevedibile, dove Max De Tomasi ha messo il testo. E poi noi invece abbiamo proposto a Ivan di interpretare un grande classico della canzone italiana. Insieme abbiamo scelto Un giorno dopo l'altro di Tenco, dove secondo me Ivan esce poi anche come grandissimo interprete cantante. E invece Ivan ci ha proposto di fare un piccolo omaggio a Lucio Dalla, perché nella coda di un pezzo di Ivan che si intitola Amore Sincero c'è il ritornello di Felicità di Lucio Dalla. Poi questo, diciamo che visti poi gli avvenimenti, appunto, che la morte di Lucio Dalla, che è venuta dopo la registrazione del disco, è diventato così un nostro involontario omaggio in memoria di Lucio Dalla, che poi è la chiusura del disco, è l'ultimo brano del disco. Ecco, al disco hanno partecipato, oltre ai molti artisti italiani, anche artisti brasiliani del calibro di Chico Buarchi e Maria Gadu. Tra l'altro hanno partecipato in un momento in cui la loro carriera è davvero al top. Chico Buarchi ha lanciato da poco il nuovo disco, la tournée. Com'è stata questa esperienza, questa collaborazione? Se la collaborazione con Ivan Lins, no, era già stato un dono
veramente grande che avevamo ricevuto noi che amiamo così tanto la musica brasiliana, quando poi c'è stata la notizia che Chico Buarque aveva chiesto di cantare un pezzo nel nostro disco, diciamo che abbiamo rischiato là di perdere i sensi proprio, perché la storia è stata questa, che noi Ivan ha scritto due pezzi insieme a Chico Buarque, con appunto Ivan come compositore, Chico Buarque come paroliere, e questi due pezzi sono inclusi nel disco nostro. Uno si chiama Renata Maria e l'altro è Sou Eu. Renata Maria è stato tradotto in napoletano, interpretato da Maria Pia De Vito in duetto con Ivan. Sou Eu è stato tradotto in italiano da Max De Tomassi. Quando si trattava di incidere Sou Eu, abbiamo mandato la versione in italiano a Chico Buarque per approvazione. E lui è talmente rimasto contento sia di Renata Maria, che avevamo già registrato, quindi che aveva potuto ascoltare, che della versione in italiano di Sou Eu fatta da Max, che ecco, ci ha fatto sapere: ma perché non potrei cantarla io questa in duo con Ivan? Noi diciamo che questa cosa chiaramente non ci abbiamo pensato nemmeno una frazione di secondo, e poi ecco, appunto sempre con la semplicità e la disponibilità dei grandi artisti, ci siamo trovati che poi la settimana dopo Ivan e Chico erano già in studio a Rio pronti per registrare. Poi c'è stata Maria Gadù che partecipa al pezzo che è diventato il nostro single, che è Camaleonte, dove lei duetta con Ivan e con Jessica Brando, e poi c'è stata la partecipazione importantissima di Vanessa D'Amata, che interpreta forse il pezzo più conosciuto nel mondo di Ivan, che è Come Sarge Novo. Inventario non è fatto solo di italiani, no? C'è anche Dagi Carvalho. Come credi che Dagi abbia influenzato il vostro modo di fare musica? Dagi è un musicista di una modestia sconvolgente, perché arriva sempre con un atteggiamento quasi deferente, no? Poi dopo leggi il suo curriculum, insomma, scopri che è un musicista che fa parte integrante della storia della musica brasiliana degli ultimi 30 anni. Dagi ha un approccio molto... Lo dico senza, non è un giudizio riduttivo, no? Ma un approccio naif alla musica, nel senso che è un musicista che coglie della musica a volte delle sonorità che possono sembrare semplici, ma che ti fanno scoprire, a volte riesce ad arrivare proprio all'essenza di un pezzo, del suono di un pezzo. E io per esempio, che vengo più da una formazione appunto legata al jazz, quindi anche un modo di a volte di sentire delle armonie più complesse, così sono molto colpito da come per esempio Dagi sente l'armonia, e questo mix fra noi è molto speciale. Poi Dagi è un polistrumentista, quindi nei nostri dischi lui diciamo che per vari anni, adesso ultimamente ha molto suonato il basso, però siccome nel nostro disco il bassista c'è, usa molto gli strumenti a corde come la chitarra elettrica, la chitarra acustica classica, il mandolino, e poi questa sua voce che io adoro, che è una voce così fragile, che però è una voce che a me emoziona molto. Tra l'altro Dagi nel primo disco ha anche cantato in italiano, non l'ha fatto nel secondo disco perché appunto con molta generosità ha lasciato spazio totalmente a Ivan come interprete in italiano, però Dagi canta molto bene anche in italiano. Prossimi programmi di Inventario? Adesso dunque il disco è uscito l'8 maggio per la Blue Note Emmy, e quindi adesso noi siamo molto concentrati sulla promozione del disco. Sicuramente vogliamo, speriamo che avvenga presto, fare un giro di concerti in Italia e poi portare questo disco sia dal vivo che come uscita del disco in Brasile, è una cosa importantissima, ma contiamo di farlo l'anno prossimo.
E poi niente, adesso per ora non abbiamo ancora progetti discografici, perché devo dire che questa produzione del disco che va all'inizio è comunque stata molto, ci ha preso molto, molte energie, e dopo c'è come un senso un po' di svuotamento, no? E anche il piacere di godersi un attimo i frutti, no? Del lavoro che uno ha fatto. Poi sicuramente inizieremo un po' a pensare al prossimo disco, cosa fare. Per ora ci godiamo l'uscita di questo disco e diciamo i frutti di questo lavoro che abbiamo fatto.